benvenuto qui, sono India, benvenuti qua su Cards Against Humanity, di nuovo con un nuovo video, questa volta per diventare ancora più persone orribili di sempre. Qua con me oggi siamo in compagnia di Nobest. Hello. Soleil. Welcome to the wrestling. Salvo. Hello gente. E Gunwale. Il video non è mio, ma dico comunque la mia intro. Ma non c'ho voglia. Ok, bravo. Jay. Quindi iniziamo a diventare persone orribili. 3, 2, 1. Che odore hanno le persone vecchie? Okay. Vecchio. Partiamo bene. Ok, questo è brutto. Vediamo, sushi giapponesini. Vecchi giapponesi. Sushi cotto, un mix sobrio tra vodka e birra. I miei genitali, vomitare durante un pompino. Ragazzi, diciamo che passiamo da giapponesi a russi, poi ad americani. E poi dal letteralmente a un video americano che... E i miei genitali passerò per un bimbo molestato da un vecchio. Per favore, vai per i soviet, non andare. Vai di sushi cotto. Di cosa sono le persone? Di che cosa odorano? Nobest, Nobest è stato violentato. Nobest, dai. Vai. Ok. Incastrare il tuo pene con un mese con un altro pene. Obiettivo sbloccato. Masturbarsi dentro una piscina piena di lacrime di bambini. Obiettivo sbloccato. Partorire Sassi, obiettivo sbloccato. Maronu Carmine, obiettivo sbloccato. Ma è Salvo! Me lo aspettavo da Nobest. Maronu Carmine, me lo aspettavo da Nobest, ma non da Salvo. Squadra, è arrivato il momento di cominciare l'operazione. Che concisione è fatta male. Ok, io la voglio in un film sta frase. Tipo come se fai uno strip club. Vai. Giovanna, è arrivato il momento di cominciare l'operazione Hitler che fa circoncisioni. Aspetta, prima di continuare. Questo è arte pura. Ragazzi, cosa bomba nel paradiso. Prima di continuare, momento Piero Angela. La questione della demonetizzazione dei video su YouTube è iniziata nel 2012 grazie alla creazione di un algoritmo incaricato di esaminare i metadati ed altri fattori. Ehi, Salvo, vuoi sapere una news? Non me ne frega un cazzo, non ho più una partner. Andiamo! E vai! Non ho mai capito veramente finché non ho incontrato. Io ho fatto la cosa migliore del mondo. Vai. Ho fatto la combo finale. Ho fatto la combo breaker. Non ho mai capito veramente il telefono azzurro finché non ho incontrato tanta voglia di farsi detonare. Allora, aspetta, leggi le altre. Non ho mai capito veramente una supposta lamenta finché non ho incontrato morire da sole con molto dolore. Minchia, scorreggia le Alpi. Vado. Non ho mai capito veramente menare le proprie mogli finché non ho incontrato piloti kamikaze. Non ho mai capito veramente il prepuzio finché non ho incontrato una circoncisione fatta male. Oh, cosa? Combo breaker. Wombo combo. Oddio. Wombo combo. Ok, no, questa è bella. Io ho fatto la combo, l'ho scelta bene. Questa è bella. Almeno devo superare Salvo io. Una storia da raccontare ai tuoi nipoti. Quando ho cagato, cosa è uscito fuori dal mio culo? Sassi. Oh mio Dio, questa. Se non dico questa vi odio. Ve lo giuro. Sto sentendo Salvo morire in questo momento. Perché ho trovato qualcosa di veramente enorme. No, cazzo, dai, non può essere il peggio della mia. Guarda, se c'era se c'è Gigi D'Alessio lo scelgo. Mio cliccato. Quando ho cagato, cosa è uscito fuori dal mio culo? Una sedia a rotelle con spuntoni cazzottissimi sui fianchi. Io l'ho promesso e lo faccio. Ci scommettevo che era. Cioè, ecco perché ci stava pensando da millennio. Perché stava scrivendo Gigi D'Alessio, bastardo. In futuro, senza vetri, Carglass riparerà. Cazzi. Così diretto.
sai che questo video è già non posso fare demonetizzato dall'inizio. Ma non ha partner, è, quello, è per quello che ho voluto fare. Il futuro senza vendere Kyle si farà un bimbo completamente bianco. Un peto di magnitudo 13, cosa fa? Si apre il mondo in due. Arriva Carglass. No, immagina, arriva Carglass e inizia a riparare piano piano il mondo. Sì, quando sta sistemando scorreggia, distrugge tutto. Mi spiace la mi spiace quella assicurazione non paga questi danni. Perché sto andando a fuoco? Un disastro anale. Barbara, tu sei in lacrime. Ho visto Gannudo con un peperoncino. Scusate, chi ha fatto questo? Chi ha fatto questo? È orribile. Perché? Che ha fatto questo? Quale sarà il prossimo giocattolo nel nuovo Happy Meal? Gun nudo nel Happy Meal. No, aspettate, ma si possono creare? Fatemi capire. Sì, alcune puoi creare. Sono indeciso fra il libro di Indy e Pac-Man che trangugia incontrollabilmente sperma. Che in ogni caso, vinco io. In ogni caso è la mia. No. Dai, quindi schiavizzati. È il mio libro. Beh, almeno vende. Te l'ho detto, in ogni caso vinco io. Cosa ha portato al Messico il libro di Indy? Allora, aspetta. Perché no? La versione messicana. Devo refreshare. Dove al posto di Indy c'è. No, c'è fatto. Indy, però qui va. È fatto. Ai ai ai! E con 50 kg di cocaina. E sto in muy strafatto! Donald Trump, Gandhi. Oddio, oddio. Cosa ho riportato dal Messico? Donald Trump. Era in pellegrinaggio. Il mondo è salvo, grazie a Salvo. Oddio, no. Va bene, me la sopporto. Il mondo è salvo, grazie a Salvo. Che vuol dire? Secondo molti sondaggi, la gente ama. Io ma faccio qua si andava. La secondo molti sondaggi la gente ama il KKK ma odia le persone nere. Io ho fatto la combo. Finish him. Secondo molti sondaggi la gente ama dei talini ma odia tre secondi consecutivi di felicità. Quella, in quel periodo si chiama orgasmo. La gente questo ama dei talini combo. Ma odia quando orgasma. Ok, Va bene. Secondo molti sondaggi, la gente ama dimenticarsi di aver lasciato il cane vivo, in frigo, vivo, ma odia gli handicappati gravi. Cina. Scusa, cosa? Cina. Secondo molti sondaggi, la gente ama Justin Bieber, ma odia Madre Teresa. Va bene, continua. Secondo molti sondaggi, la gente ama denudarsi e guardare Nickelodeon, Cristo! Non riesco a parlare, sono ritardato! Denudarsi e guardare Nickelodeon! Giuro, ammazzo quelli che hanno creato Nickelodeon! La nicotina, ma odia lo sbiancamento anale! È in ospedale, dal pediatra! La prima Indy. No. Secondo molti sondaggi la gente ama dimenticarsi di aver lasciato il cane in frigo vivo, ma odia gli handicappati gravi. Cosa hanno lanciato gli USA i bambini poveri? Kalashnikov spara a merda. Oddio. Cosa hanno lanciato gli USA i bambini poveri dell'Afghanistan via aereo? La stessa. No, aspetta. Immaginate la scena, ragazzi. Immaginate la scena. Arriva fuori un aereo delle USA, cade su una cassa, apre la casa e trova un bigliettino con scritto Speranza. Prima di leggerlo muoiono dopo. Ti accorgerai subito che è una vera verità. Anche la mia è una vera verità. Lo capiranno tutti. Anche la mia è una vera verità.
Va bene, faccio questo. No, dai, sei un figlio di sottana. Dovevi mettere l'ambiguità sessuale di sorella. Dai, dai, Gun. Ho sprecato, dai. Ho sprecato una black card solo per questo. Sei una merda! Scusa, ho sbagliato a cliccare! 92 minuti di applausi! Dovevo fare... Che si dice? 92 minuti di applausi!